vuole coraggio a realizzare uno sparatutto in prima persona in cui si vestono i panni dei cattivi e si spara liberamente ai poliziotti. Evidentemente questo coraggio non è mancato a Overkill Software, quindi ecco arrivare Payday 2, più grande, più grosso e soprattutto più cattivo del primo episodio. Payday 2 non ha uno story mode classico, bensì 30 missioni slegate le una dalle altre in cui si rapinano banche o gioiellerie. Insomma, si prepara il colpo, si entra in azione e si spera di tornare a casa con un bel bottino. Oh, fuck. Giocando insieme e affidati i compagni, Payday 2 spicca il volo, andando quindi ad annullare tutte quelle problematiche di intelligenza artificiale che minano pesantemente l'esperienza single player, problematiche queste che gli sviluppatori svedesi si portano in dote sin dal primo episodio. Se giochiamo da soli, i nostri compagni, gestiti dalla CPU, denotano senza dubbio una buona mira. Peccato però che non sappiano fare praticamente null'altro. I nostri compagni, piuttosto che aiutarci, rimangono a chiacchierare amabilmente fuori dalla gioielleria che dovremmo in teoria svaligiare, senza intervenire. Non ci aiutano poi a raccogliere il bottino, men che meno si abbassano a trasportare i pesanti sacchi di rifurtiva verso il furgone che dovrebbe trarci in salvo. In pratica non hanno la minima idea di cosa stia effettivamente succedendo intorno a loro, generando situazioni tragicomiche che portano a dolorosi game over. Se volete acquistare Payday 2 per giocarci offline, evitate. È insieme ad altri giocatori in carne ed ossa che il gioco trova la sua ragion d'essere. Crime.net, l'internet criminale all'interno del gioco, ci permette di sfogliare le partite degli utenti per unirci ai loro team, oppure possiamo dar vita ad un nuovo contratto ed approfittare del ruolo di host per mettere a punto le regole di accesso alla stanza, limitando ad esempio l'entrata libera e riservando lo spazio per gli amici. Solo fidandosi ciecamente dei propri compagni è possibile fare un colpo in banca senza che nessuno ci scopra, mettendo prontamente a tacere le guardie e disattivando per tempo i sistemi di sicurezza, entrando ad armi spianate e legando i dipendenti perché non diano l'allarme. Ma più è articolato il colpo e più avere successo diventa complesso, tanto che spesso ci si deve accontentare di mettere a segno una parte della rapina in maniera silenziosa, per poi indossare la maschera, tirare fuori le armi e raccogliere tutto il denaro possibile, mentre gruppi di poliziotti, sempre più numerosi, arrivano sul posto per farci fuori. Ma quali missioni ci aspettano in Payday 2? Si parte dalla semplice rapina in gioielleria, veloce e pulita, a colpi che durano più giorni, ovvero le più articolate e complesse operazioni, passando per le classiche rapine in banca, puntando magari al cavo. Il punto è che per aprirlo ci vorrà un bel po' di tempo e i poliziotti non aspetteranno a fare irruzione nell'edificio. Insomma, coordinazione, sangue e buona mira. Overkill Software ha fatto un buon lavoro. Visivamente si vede senza dubbio uno stacco piuttosto importante rispetto al primo episodio. Non ci troviamo certamente di fronte allo sparatutto più spettacolare che si sia mai visto e ci sono alcuni elementi del level design che andavano realizzati diversamente. Ma senza dubbio se giocato su PC, Payday 2 offre un buon colpo d'occhio, un po' meno se giocato su console che mostra pesanti segni di downgrade del motore grafico. Payday 2 è un gran bel gioco. Non è perfetto, ma considerando la natura della produzione budget ci può stare qualche incertezza nel level design, mentre a nostro avviso è molto più grave l'evidente limite dell'intelligenza artificiale quando si gioca offline con i compagni controllati dalla CPU. Payday 2 va quindi giocato necessariamente in cooperativa, per godere al meglio di tutte le complesse e articolate sfaccettature del gioco. I said stay down! Stay the fuck down! Stay down! Quanto è cacciarone Payday 2? Meno di quanto si possa pensare. Bisogna giocare con grande calma e attenzione, a patto però di avere un'affidata squadra di buoni amici. Altrimenti, se giochiamo insieme al computer, è meglio lasciar perdere. Stay down.